si tratta anche di rifortificare la volontà, cioè cominciare ad abituarsi ad avere la volontà di andare fino in fondo delle cose. Se voi vi abituate, vi do un esercizio piccolo piccolo, io comincio ad abituarmi che ogni cosa che prometto di fare la faccio. È ovvio che parliamo di cose magari piccole inizialmente, no? Prendo per abituarmi a questa cosa, non so, prendo un impegno con un amico, il mio amico mi dice va bene e do, come dire, la promessa la rispetto. Faccio un'altra cosa con un amico e così via. Abito il mio inconscio a realizzare quello verso cui mi impegno, ok? Partendo da cose piccole, piano piano comincio a aumentare pian pianino. È ovvio che non sarò così stupido da fare promesse assurde e che sono dei sacrifici inutili, ok? Io sto parlando che se prendo l'impegno lo rispetto, piuttosto che dire ma oggi non mi va, ci può stare una volta ogni tanto, ma se abiti la mente a manifestare quello verso il quale tu prendi l'impegno, accade una cosa straordinaria. Quando tu dici ok, io farò questa cosa, la mente ha creato un percorso neurologico che ti porta verso quella direzione. Il problema è che siccome esiste tantissima cattura dell'attenzione da più fonti, la nostra volontà spesso viene, magari non parlo di noi, parlo di una massa non identificata, la cattura dell'attenzione ci svuota di energia, di volontà e così via. Tanta gente arriva a fine mese o a fine della settimana che dice l'unica cosa che voglio stare è stare sul divano, non voglio fare niente, no? Completamente svuotata dal lavoro, dal capo che ha rotto le scatole, dai problemi e così via. Capite quanto è importante cominciare a riprendere la propria vita? Queste cose non ce le dice nessuno. Vabbè, tranne qualcuno come me che va in giro a raccontare, ma ufficialmente nessuno ci dice questo, anzi ci propongono dei programmi televisivi dai contenuti dubbi, non farò nomi, che ti incollano lì, ti fanno vivere una vita che non è la tua e questo ti tiene tranquillo. È così che funziona purtroppo. Ora io, televisione non deve essere subita passivamente, ma attivamente, dobbiamo scegliere noi esattamente quello che vogliamo vedere, sapendo anche come funzionano determinate cose.